Montefeltro domani. Appuntamento locale dedicato alla provincia di Pesaro Urbino, prossimamente su questa emittente. Allora, la Romina Pierantoni del Giove è un attimo in ritardo perché è un contrattempo a Urbino, quindi nel frattempo che attendiamo, diciamo che lei avrà un'impostazione un po' tecnica, cercherà di sviluppare adeguatamente quelli che sono gli strumenti poi per i ragazzi, no? Come possono sfruttarli, quali sono i canali di finanziamento e quant'altro. Per non perdere tempo, abbiamo così improvvisato questa cosa. Allora, Massimo Galletti, che lavora qui all'Epta Group di Lunano, allora ho pensato, non ho detto, no, potrebbe essere utile, io adesso dico due robetti, insomma, no, poi non sono i sindaci, però magari avere l'esperienza anche di un'impresa che dà degli elementi ai ragazzi su come, no, poi avviene la valutazione di un'impresa quando uno presenta un curriculum, no? Quindi un'esperienza diretta, quali sono gli elementi che sono utili poi quando un ragazzo va in un'impresa, si presenta e va a cercare lavoro. Faccio solo un piccolo cappello, poi il sindaco di Belforte, per Paolo Pagliardini, il sindaco di Sasso Corvaro, Daniele Grossi, abbiamo la dottoressa Lanciarini del job qua di Macerata, e dovrebbe arrivare il vice sindaco Veronica di o la Veronica Orizzero di Pian di Mereto. Faccio solo una piccola premessa. Allora, questi chiari che sono incontri che, come dicevo prima, tendono a darvi informazioni. Perché questo? Perché io lavoro anche all'università, quindi vedo un po' quello che è il mondo della conoscenza, quindi la preparazione durante gli studi e poi quello che è l'inserimento ovviamente nel mondo del lavoro. E ormai da diversi anni siamo di fronte a un cambiamento dello scenario che ormai è palese, è quasi radicale, perché mentre anche nei nostri territori, nonostante sono periferici rispetto magari alla costa e quant'altro, fino a qualche anno fa avevano una richiesta, un'offerta di lavoro abbastanza elevata, che quindi in qualche modo coinvolgeva la maggior parte delle persone che abitano in questi territori, ormai da anni la crisi e le difficoltà stanno portando a un cambiamento strutturale. Cambiamento strutturale che comporta, da chi si offre nel mondo del lavoro, un cambio. Un cambio derivante soprattutto dalle competenze, dalla capacità che un ragazzo si deve costruire, si deve organizzare per poi proporsi nel mondo del lavoro. Quindi questo è un cambio radicale. Quindi, fino a qualche tempo fa, tutto sommato, no? Il lavoro c'era, no? Ed era in qualche modo più facile, no? Come un po' una pioggia, quando piove, piove per tutti, quindi più o meno toccava un po' tutti. Adesso cambia completamente, perché le imprese devono competere in ambienti molto competitivi, quindi hanno necessariamente bisogno di professionalità specifiche e molto competenti. Dall'altra parte potrei dire anche le amministrazioni pubbliche, che ormai sono di fronte a un cambio molto radicale di quella che è la struttura e l'organizzazione, e quindi necessitano, no, di figure molto curate e con specifiche capacità. Allora, rispetto a questo, la prima consapevolezza che i ragazzi, le persone, anche meno ragazzi, perché poi oggi siamo di fronte a una flessibilità del mercato che comporta il fatto che una volta uno magari aveva un lavoro per tutta la vita, oggi non è più così, purtroppo strutturalmente non è più così, no? I casi in cui una persona riesce a trovare un lavoro e poi magari mantenere quel lavoro per tutta la vita, quindi ci vuole anche una forte flessibilità nel riaggiornarsi, nel riformulare, insomma, no? Riaggiornare quelle che sono le proprie competenze. E questo richiede la voglia di fare, alcuni dicono la fame, no? Di arrivare, cosa che vi posso assicurare, specialmente nei paesi emergenti, no? Io vedo l'università, Cina, India, no? C'è una voglia, no? Perché vengono da situazioni anche economiche magari più disagiate e quindi hanno un aspetto motivazionale
talmente elevato che poi incide fortemente in quello che vanno a fare. Quindi c'è un aspetto motivazionale molto forte, una competizione molto forte, e quindi tutti siete chiamati a cambiare rispetto, a organizzarvi. Questo è il tema, organizzarsi. Allora, rispetto all'incontro avrete degli input dal punto di vista tecnico, come dicevo prima, però ecco, penso che avere questa esperienza diretta, no? Una persona che poi valuta i curriculum, vede le persone, no? Per cercare di darvi degli elementi per capire quelli che sono i punti che poi effettivamente, no? Un'impresa va a valutare, credo che possa essere un input, un dato iniziale molto positivo, poi sulla quale magari ci confrontiamo. Non so se volete un saluto, volete farlo adesso o dopo. Volete fare adesso un saluto, poi diamo la parola a Massimo. Io sarò proprio velocissimo perché ho anche un problema di tosse permanente, per cui mi impedisce di dilungarmi troppo. Allora, sono sindaco di Belforte, c'è qualche mio consigliere, qualche concittadino nella platea, di questo sono molto contento. Ringraziamo innanzitutto il comune di Lunano, nella persona rappresentato qui da Mauro, che ci ha coinvolto in questa iniziativa. Io mi faccio spesso una domanda. Da noi in amministrazione comunale siamo, come dire, molto presenti sul paese, proprio nel palazzo comunale, e spesso ci arrivano persone alla ricerca di un consiglio, di dove poter andare, insomma, quali sono le aziende che cercano. Cioè, il disagio del mondo del lavoro oggi è evidente. Nelle nostre piccole realtà noi abbiamo una sorta di fortuna di conoscere un po' tutti e di poter ogni volta dare a qualcuno un'indicazione. Ultimamente è molto difficile. Qui ci sono, come poi ha anticipato anche Mauro, ci sono dei problemi proprio strutturali a livello nazionale sul mondo del lavoro. La crisi dal 2008 in poi è stata sicuramente una cosa estremamente negativa, però nella nostra zona abbiamo ancora la fortuna di avere qualche azienda che lavora, cioè ci sono dei gruppi importanti che io mi posso anche vantare di essere un collaboratore di alcuni di questi come consulente esterno, e penso che hanno tenuto, cioè è un grande orgoglio per noi, per Belforte, che abbiamo detto Lunano, Sasso Corvara, avere queste aziende che hanno tenuto, secondo me, botta in maniera importante, scusate il mio linguaggio un po' colorito. Quindi noi siamo assolutamente vicini alle persone, alle aziende, tentiamo di fare ogni giorno questo tipo di raccordo. Oggi qui avremo la presentazione di un'iniziativa che a livello nazionale porterà, come dire, nuovi strumenti per poter in maniera migliore raccordare il giovane o, come dire, lo studente che sta per finire l'università o quello che sta per finire le superiori, raccordarsi con il mondo del lavoro. È chiaro che si vuole anche la disponibilità dell'azienda. Dopo abbiamo qui anche un autorevole rappresentante che dopo ci presenterà anche quel tipo di visione. Passo la parola a Daniele, sindaco di Sasso Corvara. Grazie, anche io condivido quello appena detto dai miei colleghi. Ringrazio il sindaco Mauro Dini per questo convegno, e ringrazio il Giove Turbino per portare qui ancora una volta una opportunità per i nostri ragazzi. Mi fa piacere vedere la sala piena di ragazzi, perché voi siete anche il nostro futuro, quindi un futuro che purtroppo al momento è in mano al precariato. Oggi essere sindaco innanzitutto vuol dire anche ricoprire un ruolo da assistente sociale. Quotidianamente noi riceviamo richieste su richieste di persone, non solo giovani, anche adulti che perdono il lavoro, e si ha l'impotenza di fronte a queste richieste, perché purtroppo il lavoro oggi non c'è.
Cosa posso dire ai giovani? Io mi sento fortunato quando vedo alcune persone in lacrime, a volte mi imbarazzo anche perché veramente non sai cosa rispondere, dove indirizzarli in questi momenti di crisi così forte. Però allo stesso tempo vorrei fare un appello, soprattutto ai giovani, di non scoraggiarsi, perché l'attualità, questo momento, ha bisogno di idee. Spesso sono premiate le idee, non le competenze, ma le idee. Le idee, ecco, che vengono da, devono partire da voi. Non perdere l'occasione, quindi stare aggiornati, l'aggiornamento, la formazione, usare internet come strumento per la ricerca del lavoro, rivolgersi agli uffici come il job e anche gli uffici territoriali, quindi anche quelli che trovate poi nelle amministrazioni, ma l'importante è che non spegnersi, rimanere attivi e presentare le idee. Speriamo tutti in una ripresa del lavoro e vi faccio il mio in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie a tutti. Allora Massimo, qualche spunto, qualche consiglio, no? Anche per chi cerca di organizzarsi rispetto, no? Dal punto di vista dell'impresa, che qualcuno cerca risorse, perché alla fine poi, no? Le imprese hanno bisogno di risorse, competenze per poi uscire a essere vincenti sul mercato. Sì, un compito difficile mi viene dato. Vabbè, io sono Massimo Galletti, per chi non mi conosce, sono il direttore amministrativo del gruppo EPTA, quindi delle aziende della famiglia Loiettini, magari forse viene conosciuta meglio. Il gruppo EPTA è ancora un nome, un marchio che forse non è conosciuto, però comunque Idrofoglia, Green Power, Gioca Caprazzino, Modula, Metalcolo e via via. Ci sono una serie di aziende che fanno parte di questo gruppo. La valutazione dei curriculum, diceva Mauro prima, io ne vedo diversi, ne vedo molti, perché purtroppo il momento è quello che è e non solo i sindaci hanno delle difficoltà e si sentono una specie di assistente sociale, come diceva il sindaco di Sasso Corvaro, anche le aziende hanno una grande difficoltà, un'azienda come la mia, come quella che rappresento, riceve settimanalmente richieste di lavoro e molto spesso siamo in difficoltà nel non poter chiaramente accontentare tutti, quindi è una situazione che coinvolge un pochino tutti. Il discorso giovani e curriculum. La prima cosa che guardo in un curriculum è le nostre aziende lavorano prettamente per l'estero. Per il 70-75% del nostro fatturato è rivolto all'estero ed è anche la nostra forza, la nostra fortuna, perché purtroppo se fossimo legati solo ed esclusivamente al discorso del mercato italiano sicuramente non andremo in questa dimensione, perché il mercato italiano sta attraversando un momento di difficoltà, è inutile, e non c'è in prospettiva una vicinanza di uscire da questo tunnel. Quindi l'estero, la prima cosa che guardo è se la persona che mi è di fronte conosce le lingue, e purtroppo devo dire che raramente tra le persone che mi si presentano incontro persone che conoscono quantomeno l'inglese ed altre lingue. Parlo di situazioni chiaramente per chi viene in ufficio e si presenta per farsi conoscere. Se poi andiamo a cercare delle persone specifiche, chiaramente quello cambia, perché allora siamo noi a dare dei diktat, e quindi se richiediamo una persona laureata in lingue, quello deve... Però a livello generale. E questo secondo me è un errore che i ragazzi fanno, cioè, perché partiamo da un concetto. Uno, che i ragazzi che hanno delle difficoltà a trovare lavoro hanno purtroppo per loro anche del tempo libero, hanno delle situazioni in cui sono a casa. Quindi quello che io dico è che
almeno impiegare questo tempo per approfondire delle conoscenze specifiche è fondamentale, perché vi fa guadagnare qualcosa nella scaletta di approccio alle aziende. È chiaro che se uno resta a casa autocommiserandosi perché non c'è lavoro, perché non trovo lavoro, perché sono disoccupato, però non fa nulla, anche dal punto di vista dello studio, poi diventa difficile approcciare un'azienda con delle conoscenze che sono pari a zero, perché un curriculum di un giovane, cosa volete che vado a vedere? Io le esperienze passate non ne ha, si presenta per la prima volta, non posso pretendere che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso, cioè se è giovane, il gioco forza non ha mai lavorato o ha fatto poco. Però il discorso delle lingue straniere, non della lingua straniera. L'errore grave che facciamo noi nel nostro entroterra, che è ricco di attività imprenditoriali, anche se magari non tutte nella loro massima fase di splendore, è che innanzitutto non parliamo l'inglese come l'italiano. Ed è un limite gravissimo. Mio figlio piccolo è in Polonia oggi e parlano benissimo l'inglese, cioè c'è tutta un'altra cultura, un altro approccio. Noi l'inglese è una materia che la scuola si fa un'ora, due ore, ma è fondamentale. Io ho diversi ragazzi nel mio ufficio che a 35 anni, a 40 anni si rimettono a studiare inglese perché si rendono conto che senza l'inglese non andiamo da nessuna parte, e questa è una carenza enorme, scolastica, istituzionale, italiana, cioè non è possibile, l'inglese bisogna parlarlo con gli italiani, i giovani. E oltre a questo, se uno ha voglia di sacrificarsi, bisogna impegnarsi su nuove lingue, che non sono il francese non interessa a nessuno, ma che sono il russo, l'arabo, il cinese, il giapponese, lo spagnolo per i paesi dell'America Latina, il francese interessa poco a nessuno, il tedesco non lo parla nessuno, o perlomeno a parte i tedeschi, cioè non è che il problema è questo. Quindi, ripeto, l'approccio a un curriculum, cioè io quello che dico ai ragazzi sempre è di sfruttare questo tempo lì. Comunque se uno ha preso la maturità 6 mesi fa, 1 anno fa, eccetera, eccetera, però continua a non fare nulla, è difficile. E le lingue ti aprono degli orizzonti molto più ampi. Anche un semplice centralino di un'azienda, che poi non è semplice perché è un ruolo importante, anche per fare la centralinista, dove non è richiesta una laurea, perché comunque il centralino non è che tu assumi un laureato per forza, se c'è un laureato va bene, però il centralino è un ruolo in un'azienda che può fare chiunque, ok? Non pretende un curriculum o delle esperienze particolari, anche se è un ruolo fondamentale, perché è il primo impatto dell'azienda verso l'esterno. Già dalla risposta del centralino si può capire che tipo di azienda c'è alle spalle. Su questo vengono fatti dei corsi, cioè il dire pronto è già un segnale di un'azienda che non è moderna, che non è all'altezza della situazione. Quindi non voglio sminuire il ruolo del centralino, che è fondamentale, però per il centralino in un'azienda come la mia si richiede assolutamente la conoscenza di due lingue straniere. E quindi i curriculum si fa presto a scartarli, perché voglio dire, non è cattiveria, non è mancanza di volontà, però è una necessità impellente. Io posso anche accettare una ragazza che non abbia mai lavorato, però se ha una conoscenza specifica delle lingue straniere importante, non di livello scolastico eccetera eccetera, le prospettive sono molte, molte di più, e questo è un pochettino quello che succede. Poi non so se avete qualche domanda, perché adesso
tenere, io devo aspettare che arrivi la signora. Se non avete capito, devo... quindi è difficile poter, se volete farmi qualche domanda, in cui mi sento anche un po' in imbarazzo, perché non ero venuto per parlare, però se volete captare, anche se qui abbiamo anche degli altre autorevolissime persone che possono, però se volete, se avete qualche domanda, io... Io volevo dire una cosa a riguardo dell'importanza delle lingue. Visto che stiamo parlando di lingue, l'importanza delle lingue, volevo informarvi che a Mercatale saranno attivati i corsi EDA. Corsi EDA per informatica, quindi un corso di informatica, uno di inglese, e stavamo valutando l'idea di attivare anche il corso di un'altra lingua, quindi potrebbe essere anche russo o spagnolo, in base alle richieste. Mi diceva infatti anche la ragazza del job che, non so se lo vuoi dire te, questa cosa riguarda più riguarda... un'età più, più avanzata. Non c'è un'età, quindi è aperto a tutti. E troverete tutte le informazioni sul sito del comune e sul sito della biblioteca di Sasso Corvaro. Quindi non appena avremo le date e gli iscritti, quindi alcuni iscritti, pubblicheremo subito tutto sul sito del comune. E sono 40-50 ore, sono divisi per livello base, intermedio, e sono tre livelli sono, e per un costo di 50 euro, quindi sono 40 ore 50 euro, quindi hanno anche un costo basso. Quindi anche questa è un'opportunità in più, controllare nel sito che lo aggiorneremo presto. Massimo, scusa, una domanda te la faccio io, perché poi anche noi abbiamo a che fare molto con le imprese, con le università. La sensazione è che un altro aspetto che incida molto sulla scelta dei profili sia la capacità di raggiungere gli obiettivi, di essere determinati, di essere motivati. Ci sono delle valutazioni in questo senso? In che modo vengono valutate? Se è, potrebbe anche essere, in realtà non è, però un profilo che sta emergendo molto è la determinazione, no? Che poi in realtà è quello che hai detto tu, perché il fatto che un ragazzo studi in delle ore in cui non è impegnato, in realtà è un elemento di determinazione, cioè mi preparo a qualcosa, perché di fatto poi è questo, no? Il fatto che io, nonostante non ho un impegno, un impiego, cerco in qualche modo di prepararmi a quel momento, no? Perché poi in qualche modo le occasioni ci sono e bisogna saper sfruttare in quel momento. Allora, c'è da questo punto di vista degli elementi di valutazione oppure in realtà passa in qualche modo in secondo piano? Collegato a questo anche il tema del lavoro di gruppo, perché ormai è abbastanza palese che ci sia, no, il lavoro in team, ormai tutto quello che riguarda l'azienda è la capacità di relazionarsi, di essere a contatto, di saper comunicare con gli altri, quindi anche questo è un aspetto che credo che sia importante. Se per, è molto difficile l'approccio in un'azienda per un giovane, non è semplice. I ragazzi quando entrano, quando vengono accolti, quando entrano negli uffici sono estremamente timidi e timorosi, perché c'è una sorta di salivazione azzerata, di paura, di ansia, quindi è difficile in quel contesto valutare la determinazione o la grinta o la voglia di, perché ripeto, c'è una forma di grande soggezione, quindi lo puoi vedere da quello che hanno fatto. Esatto, sono gli elementi che inducono a pensare, per esempio, se arriva un curriculum di uno che ha giocato a pallone, quindi una squadra, no? E magari non ha fatto, è un elemento di valutazione oppure questo, quali sono gli elementi in un curriculum? Al di là del discorso delle lingue che facevo prima, sicuramente se un ragazzo mi si presenta e ha
diciamo, maturato nella sua piccola esperienza lavorativa delle situazioni che sono anche di adattamento, cioè di lavori fatti proprio per non rimanere a casa, che so, il barista, il cameriere, eccetera, eccetera, dimostra comunque di essersi reso disponibile anche pur di guadagnare qualcosa, pur di emergere da una situazione di zero, eccetera, dimostra una certa voglia di fare, una certa capacità di adattarsi, voglio dire. Io nella mia esperienza milanese, perché io vengo da Milano, non sono nato qui, vabbè, come tu sai, però voglio dire, una volta raggiunto il diploma di ragioneria, che ai miei tempi, purtroppo, perché posso, cioè, molti anni fa, aveva un valore abbastanza forte, non è come adesso, che ormai la scuola media superiore dà poco dal punto di vista dell'ingresso in un'azienda, ormai si parla di lauree, eccetera, eccetera. Quindi, però, per dire, io nel momento in cui ho preso il diploma di ragioniere, per diversi anni ho praticamente fatto quello che è attualmente lo spazzino, ho svuotato i sacchi dell'immondizia di appartamenti da 9, 10, quindi 12 piani, perché era un lavoro che comunque mi permetteva di vivere, insomma, e quindi è una sorta di adattamento. Probabilmente il vedere un ragazzo che nei 2-3 anni in cui non ha lavorato, ha maturato queste esperienze, può essere positivo. Certo che se ha giocato solo a calcio e basta, già da noi quelli che giocano a calcio li vediamo male perché si rompono le ginocchia e dopo non vengono a lavorare. Quindi se solo ha giocato a calcio, spogli di vita. Sì, certo. Sì, come no? Io sono, molti mi conoscono, poi, sono responsabile. Non so se no, vabbè, mi sentite, vero? Posso stare anche qui. Sì. Sono responsabile in Informa Giovani, quindi sto dalla parte di quella che redige giornalmente curriculum su curriculum, sto periodo non ne parliamo. E perfetto tutto quello che ho sentito. Volevo fare una proposta, ma le aziende, proprio per la difficoltà che a volte ci sono nelle competenze dei ragazzi ad incrociare il mercato del lavoro, hanno mai pensato di fare delle scuole? Scuola lavoro, delle buone prassi, nel senso non è detta che questa formazione debba essere gratuita, con esame di sbarramento, però poi col lavoro certo. Cioè se un'azienda, adesso parlo in generale, non parlo della sua chiaramente, ma se un'azienda ha bisogno di determinate figure che purtroppo la scuola e l'università non ci dà, perché è, bisogna dirlo, escono dalla scuola e non sanno fare niente sul saper fare, un conto è il saper essere, ma il saper fare è ben altro. Per cui se le aziende che hanno bisogno di determinate figure specifiche mettessero in campo le proprie risorse per creare delle scuole di formazione che però poi garantiscono il lavoro, perché poi i ragazzi sono anche disposti a pagare, perché dopo l'università fanno 1 milione di master, ma ce n'è uno su 1 milione che poi dà il master e entra realmente nel mercato del lavoro. Siccome la nostra realtà è anche molto particolare, un tessuto molto piccole e medie imprese, che però hanno bisogno veramente di delle figure, al di là dell'artigianato, dell'operaio, che poi è quello che produce, però ci sono anche figure che non si trovano nei profili scolastici. Questo potrebbe essere, so che al momento non è dei migliori, però ci si potrebbe anche pensare. Il discorso che lei fa può essere anche corretto, giusto, eccetera, però partiamo dal presupposto che le aziende private, le aziende come ci sono nell'entroterra, chiaramente hanno una situazione mirata alla produttività, mirata al concepimento di raggiungimento di fatturati, eccetera, eccetera. E hanno anche degli organici che forse sono sottodimensionati rispetto alle grandi realtà delle grandi città, di Roma, di Milano, eccetera, eccetera. Perché comunque si tende a fare tutto magari sacrificando le persone che ci sono. Quindi quello che voglio dire è che raramente si trova il tempo. Si trova il tempo per. Difficilmente si trova il tempo per poter fare istruzione,
perché poi comunque il creare una situazione come quella che lei descriveva comporta che ci siano delle figure all'interno dell'azienda che si dedichino, non dico al 100% a quello, però che si impegnino per far crescere queste persone. Forse noi questo tipo di servizio lo facciamo con chi entra nell'affiancarlo e nell'insegnargli il lavoro, e creare addirittura una sorta di scuola di insegnamento allo stato attuale per noi francamente è impensabile. Ripeto, noi attingiamo da quelli che sono gli istituti meccanici perché sul tipo di lavorazione necessitiamo di questo, dal discorso lingue estere come abbiamo fatto prima, e dopo l'affiancamento, l'istruzione viene fatta perché questi ragazzi comunque vanno seguiti, non è che arrivano da noi già capaci e preparati, quindi c'è, però l'istituire un discorso di questo tipo forse potrebbe essere fatto, potrebbe essere un'idea per un pool di imprese. Esatto, vabbè, questo è chiaro. Magari, magari potrebbe essere un discorso che riguarda più aziende che mettono a disposizione delle risorse, magari con dei consulenti esterni, investendo su una situazione estremamente positiva per il futuro, questo senz'altro, però ecco, la singola azienda secondo me avrebbe delle grosse difficoltà. Quello è sicuro, che si parlava insieme. Quindi Massimo, faccio la sintesi, no? I politici fanno la sintesi. La sintesi è, dimmi se sbaglio, si può costruire anche dove di fatto magari non ci sono competenze specifiche, ma è ovvio che però ci devono essere delle basi, come l'inglese, no? Ad esempio, dalla quale non si può mai uscire, no? Questa forse può essere la sintesi. Quindi si valuta il potenziale di una persona che però deve necessariamente avere alcuni punti di partenza che ormai non sono più, no? Questo forse potrebbe essere il messaggio in qualche modo da mandare. Bene, allora è arrivata Romina Pierantoni, che oltre ad essere del Giorgio Turbino è anche una collega, sindaco, sindachessa, si dice sindachessa alla nome di Borgo. Però mangio qua in centro per gli impieghi. Però mangio qua in centro per gli impieghi. Nel senso il mio lavoro. Romy, quindi facciamo una panoramica un po', no? Di quelli che sono gli strumenti presenti un po', nella quale i ragazzi possono poi rivolgersi, attingere informazioni e anche poi strumenti proprio per la formazione di queste competenze e anche proprio veri apprendistati, quindi anche esperienze sul campo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma sono un'operatrice, stavo uscendo dall'ufficio, è arrivata un utente tra l'altro di questa zona, ci ho parlato secondo me 5 minuti, ma i 5 minuti sono sempre un po' di più e quindi siamo arrivati in ritardo. Innanzitutto io porto i saluti del dottor Raia, Stefano Raia, che è il responsabile del nostro centro, che purtroppo per un lutto in famiglia non è potuto essere presente questa sera, ma vi garantisco ci teneva molto perché ha condotto lui tutta questa campagna promozionale ma anche conoscitiva dell'entroterra, ed è stata una, diciamo, un'azione voluta proprio dal nostro direttore per arrivare anche in quei punti dell'entroterra in cui magari è più difficile avere le giuste informazioni, e sinceramente questa campagna qua, anche con il passaparola, ci ha portato ad oggi ad avere dei buonissimi risultati. Noi quando diciamo buonissimi risultati non vuol dire averci molti numeri, perché oggi un buon risultato equivale a dei buoni numeri. Per noi vuol dire essere arrivati nelle famiglie, nei ragazzi, a portare quelle informazioni che spesso mancano e che magari possono supportare e aiutare i giovani nelle scelte. In questo Garanzia Giovani è proprio un programma nazionale che è stato fatto proprio a sostegno dell'occupazione giovanile, ed è una delle cose di cui noi vi vorremmo parlare oggi. Dico noi perché noi qui siamo due operatrici, io che opero a Urbino e sul
urbani alcune volte, è la mia collega Mariella Lanciarini che opera su Urbino e su Macerata Feltria da un po' di tempo, quindi diciamo che il volto per voi che vi ritroverete più volte magari a vedere sarà quello di Mariella. Quindi anche i servizi che io vi andrò ad illustrare sono dei servizi che troverete all'interno del punto informativo. E io qui vorrei fare la prima puntualizzazione. Dal 2000 c'è stato un cambiamento proprio di politica, di filosofia, di quelle che erano le politiche del lavoro. Prima c'era una cosa statica, voleva vale dire 14 anni, posso andare a lavorare, vado all'ufficio di collocamento, mi metto in lista, faccio punteggio, forse poi quando andrò a lavorare sarò in cima alla lista e quindi c'è più probabilità di andare a lavorare. Tutto questo discorso qua oggi non esiste più, oggi si parla di politiche attive del lavoro, perché ricordatevi che il lavoro purtroppo non ve lo porta più nessuno, dovete attivarvi voi per trovarlo. E attivarsi in che maniera? Punto numero uno, che cosa vuol dire essere disoccupati? Essere disoccupati non vuol dire essere senza lavoro, oggi essere disoccupati vuol dire andare in un centro per l'impiego e dire io sono disoccupato, io autocertifico la mia richiesta di cercare lavoro. Che poi cercare lavoro non vuol dire solamente una ditta che mi assume, molte volte cercare lavoro vuol dire anche io non so che lavoro voglio fare, quindi ho bisogno di fare un percorso, quindi di mettermi in un percorso di orientamento per poterci andare, oppure dire io ho avuto dei problemi per cui posso avere diciamo la possibilità, no, di avere una via privilegiata attraverso un percorso di inserimento in quella che è la legge 68, quindi quella è un'altra opportunità che purtroppo qualcuno, per fortuna, per chi ha avuto la sfortuna prima, può avere. Può voler dire anche, qua mi riallaccio un po' al discorso che faceva prima Anita, quando chiedeva alle aziende di formare i ragazzi. Effettivamente uno strumento c'è e io quindi a ringraziare Galletti con il gruppo EFTA per essere qua presente e noi come Centro per l'Impiego siamo stati molto contenti che lui ha subito accolto la nostra richiesta, perché sicuramente voi avete la fortuna in questa zona di avere un gruppo molto serio del gruppo EFTA. Io non lo dico perché dobbiamo, cioè noi lavoriamo tutti i giorni con le aziende, naturalmente se fosse stata una di quelle aziende così non avrei mai fatto il complimento, ma non avrei nemmeno detto qualcosa. Però dico questo perché Anita, il gruppo ETA è un gruppo che è veramente a disposizione per formare ragazzi e anche per ospitare spesso persone che possono avere dei problemi. In che maniera? Non facendo quella scuola che magari sarebbe auspicabile e che magari sarebbe l'optimum, no? Ma ospitando ad esempio dei tirocini, perché già, anche se, e qui cominciamo a entrare un po' anche nei miei anni di garanzia giovani, con i tirocini molte volte oggi i tirocini vengono percepiti come quello strumento con cui si sfruttano i ragazzi. Le aziende non assumono perché tanto fanno i tirocini, non li mettono in regola e quindi c'è, non è così che però dobbiamo leggere e vivere il mercato del lavoro, soprattutto i giovani, perché così se no non andiamo da nessuna parte. Una volta il mio nonno mi parlava della gavetta, no? Praticamente ci sono stati gli anni che sono andati dagli anni 70 agli anni 90 in cui di gavetta non se ne parlava più. Oggi invece ci siamo tornati dentro con le mani e con i piedi e il tirocinio deve essere percepito come una gavetta formativa e costruttiva in cui uno ha la possibilità di entrare all'interno di un'azienda che si mette a disposizione, perché è vero che alla fine avrà anche forza lavoro gratuita, ma quella forza lavoro deve essere formata. Allora perché noi non siamo d'accordo ad esempio a fare i tirocini, faccio l'esempio più scontato, per mettere sui pacchetti di pasta nel supermercato? Perché quella è una cosa di cui non è che ci vuole una gran formazione, ma per entrare dentro un'azienda, capire come funziona quell'azienda, capire che cosa vuol dire stare in un ambito lavorativo, capire che cos'è il lavoro, quali sono le regole. Queste cose qui sono tutte cose che la scuola non insegna, anzi, vi dico per esperienza, che più si vanno avanti con gli studi, più i ragazzi
non hanno una percezione di quello che è il mondo del lavoro. E uno dice, grazie al cavolo non ce l'abbiamo perché nessuno ci dà la possibilità di lavorare, ma la percezione si può avere non solo avendo un contratto di lavoro, ma anche stando all'interno di un contesto con un tirocinio formativo, che tra l'altro oggi con la legge regionale nuova che è stata modificata nel 2013 dà anche l'opportunità di avere una piccola indennità di almeno di 350 euro, però ecco, diciamo, almeno i soldi della benzina uno li può rifare. Però i ragazzi lo devono prendere come una scuola. Molte volte si pensa che quando uno si è laureato, avete visto cori, corone d'alloro, in realtà quello non è un punto d'arrivo, è quasi un punto di partenza. Perché è da qua. Oggi è una condizione sine qua non avere un titolo di studio, no? Per avere, io quando parlo di titolo di studio non intendo solamente la laurea, perché penso che anche per andare in produzione, se una persona ha una qualifica come meccanico e sa utilizzare le macchine a controllo numerico, per un'azienda è un dato importante, cioè a seconda dei settori dove io lavoro, no, ci sono delle competenze, quindi è logico che se uno vuole andare a lavorare in amministrazione, una laurea è preferibile a un diploma di qualifica, ma per arrivare all'amministrazione ci vuole anche qualcuno che abbia le competenze professionali, però anche lì un diploma è una cosa diversa. Quindi vi dico, condizione base per poter essere interessanti per il mercato del lavoro è avere una competenza, la vogliamo chiamare scolastica per capirci meglio, no? Però quelle competenze scolastiche devono diventare, no, quelle capacità, propensioni, non solo competenze, devono diventare competenze. E per fare competenze, per farle diventare competenze, bisogna mettersi a disposizione, bisogna imparare, bisogna fare la gavetta. Questi sono i messaggi che devono arrivare ai giovani e questi soprattutto sono i messaggi, qui vedo anche delle persone più grandi che non so se sono aziende o genitori, però questo è anche il compito che oggi i genitori hanno da dare ai figli, non sempre di dire qui c'è la crisi, non c'è lavoro, non c'è... perché è vero, c'è la crisi, il lavoro ce n'è poco, però è anche vero che da noi i contratti di lavoro arrivano, quindi qualcuno ce la fa. Magari se poi vai a chiedergli perché ce la fa, capisci che ha fatto 3 tirocini, non so quante specializzazioni, non so per quanti anni il barista, e qui mi ricollego a quello che diceva il dottor Gaglietti prima, no? Io ho sentito quando sono arrivata si parlava di lingue, si parlava di competenze anche relazionali. Ecco, oggi le competenze chiamate trasversali, cioè vale a dire che vanno bene per tutti, no? E quella è un'altra cosa che bisogna assolutamente avere, quindi sapere le lingue, conoscere l'informatica, avere buone competenze relazionali, questi sono altri 3 ingredienti che bisogna che ci sono. E vi garantisco che se uno semina bene, alla fine raccoglie. È logico che se c'è siccità, raccoglie magari un po' di meno, ci vuole un pochino più di tempo, però alla fine questo succede. Allora, tornando a Garanzia Giovani, no? Allora, vi vorrei dire anche una cosa, non perché io non sono venuta qui a dire delle belle parole, noi siamo delle operatrici, vale a dire quelle che ci mettono la faccia, perché poi la gente si arrabbia con noi, non è che capisce che magari se finisce un fondo o se una domanda non va è perché in regione da un giorno all'altro ci comunicano delle decisioni sbagliate, per la gente la colpa è la nostra, quindi non, i bei discorsi sappiamo che non sono da fare, sono discorsi che vengono da un'esperienza ormai di diversi anni in cui abbiamo potuto appurare, non so se Mariella è d'accordo con me, ma penso che sono cose su cui ci confrontiamo tutti i giorni, no? In cui sappiamo che alla fine succede questo. Comunque vi dicevo Garanzia Giovani. Garanzia Giovani quindi è questo programma nazionale a sostegno dell'occupazione giovanile che prevede diverse azioni. Garanzia Giovani è partita il 1 maggio 2014 e il dottor Raia nei suoi incontri dice sempre il 1 maggio è partita, il 2 maggio io mi sono ritrovato in ufficio 3 persone che mi hanno detto allora la comunità europea ci dà 500 euro, cosa dobbiamo fare per averle? No? Ecco, tenete presente che noi
noi in quel momento lì non ne sapevamo niente, la gente veniva da noi e tutti in televisione, grazie giorni, però era un grande serbatoio, no? Che all'interno non aveva niente, nessuna misura. Invece, andando avanti con i mesi, queste misure si sono cominciate a riempire. In modo particolare, dal 1 di settembre sono partiti i tirocini formativi. I tirocini formativi, che adesso vi spiegherò in che cosa consistono, però prima vi voglio dire anche Garanzia Giovani, come si fa ad aderire. L'adesione a Garanzia Giovani si può fare in due modi, o con un click, come diceva Renzi, no? Quindi si va nel sito che trovate qua nei volantini che vi abbiamo distribuito, quindi un sito apposito www.garanziagiovani.gov.it, si fa un click, no? E uno aderisce. Okay? Oppure si va al centro per l'impiego, si fa l'adesione a Garanzia Giovani, dopodiché il centro per l'impiego, io ve lo dico in maniera teorica, poi vi dico cosa succede in pratica. Ha due mesi di tempo per contattarvi, vi viene fatto un colloquio, dopodiché si fa un'attivazione, dall'attivazione ci sono altri 4 mesi per poter insieme trovare qualche cosa. Okay? Quindi 6 mesi di tempo da quando voi decidete di fare il click a quando forse, no, vi arriverà qualcosa. In realtà, nella pratica, che cosa sta succedendo? Sta succedendo questo: i ragazzi vengono al centro per l'impiego, sono disoccupati, noi ci facciamo il colloquio, gli facciamo l'adesione, perché in uffici come Macerata, molte volte, adesso questi giorni qua siamo un pochino operati, quindi un poco poco, però solitamente capita spesso che adesioni e attivazione le facciamo anche insieme, cioè quindi questi 6 mesi cerchiamo di comprimerli, no? Per cercare di andare incontro a quella che è l'esigenza della persona, di cercare di capire che cosa è meglio per la persona. Poi anche questo un pochino adesso con i tirocini è andata a finire un po' più nella teoria che non nella pratica, perché che cosa succede? Succede che molte volte si viene col pacchettino preconfezionato, io posso avere 500 euro per 6 mesi, quindi arrivo con la ditta, e noi per non farvi perdere questi ragazzi valutate 2 o 3 cose fondamentali, però abbiamo cercato di attivarli. Poi se quello è il bene per il futuro dei ragazzi o per i futuri 6 mesi, su questo io qualche dubbio ce l'ho e mi sembra che anche Mariella possa condividere. Comunque, quello che vi dicevo, quindi la misura dei tirocini. I tirocini praticamente c'era uso un passato, perché oggi ci è arrivata in ufficio la mail che probabilmente questa misura dei tirocini potrebbe essere interrotta da parte della regione per mancanza di, cioè sono stati fatti troppi, per capirci. Devo dire che anche in questa zona ne sono stati fatti tanti, perché se ne è occupata direttamente la Mariella, però i numeri sono stati alti. Comunque, il tirocinio formativo praticamente è la possibilità per 6 mesi di essere ospitato all'interno di un'azienda, e l'azienda in questo caso qua non paga nulla se non le assicurazioni, quindi la copertura INAIL e una responsabilità civile che all'incirca si aggira sui 160 euro per 6 mesi. Dopodiché, che cosa succede praticamente? Il ragazzo viene da noi, facciamo tutta la procedura, e quindi per questi 6 mesi questo ragazzo ha questa indennità di 500 euro. Naturalmente, se ha funzionato o meno, ve lo potremmo dire tra 8 mesi, tra 9 mesi, quando noi andremo a vedere tutti quelli che abbiamo attivato e andremo a vedere quanti tra quelli sono stati poi trasformati in rapporti di lavoro. Naturalmente, quando diciamo rapporti di lavoro, non è che andremo a controllare quanti saranno diventati contratti a tempo indeterminato, perché sapete bene che oggi il contratto a tempo indeterminato è quasi una chimera, no? Solitamente ci saranno, sappiamo più o meno quello che dite, dei contratti di collaborazione, dei contratti a tempo determinato, magari inizialmente per 3 mesi, quindi ecco, l'iter è questo. Non percepitevi come sfortunati perché non riuscite a trovare un contratto a tempo indeterminato, perché quello, nel 90% dei casi,
non esiste più. Si parla di lavori atipici. Quindi pensate, noi veniamo da una cultura per cui il lavoro è il contratto a tempo indeterminato. Ad esempio in Inghilterra non lo percepiscono in questa maniera, perché loro lavorano, cioè li pagano settimana per settimana. Perché? Perché proprio sono molto abituati a cambiare datore di lavoro, no? E non hanno quella percezione del lavoro sicuro come c'è da noi. E sono un pochino meno frustrati che da noi, no? Quindi tutti hanno diritto ad avere un lavoro, no? Poi sulle forme di lavoro cerchiamo di essere quanto più elastici possibili. Allora, vi ho parlato quindi della prima misura, che è quella dei tirocini informativi. Poi un'altra misura che prevede garanzia giovani sono i bonus occupazionali. I bonus occupazionali, vale a dire, a secondo, no, di chi assume, di chi si assume soprattutto, perché ciascuno di voi, in base a quello che è il suo percorso lavorativo, naturalmente ciascuno di voi, per quello che riguarda garanzia giovani, che abbia un'età compresa tra 15 e 29 anni, ha un punteggio che poi in maniera automatica viene riportato a noi come profiling, il profilo, no? E quindi se uno ha una collocazione secondo il programma facile, ci avrà uno come punteggio, sono due, tre, qui i casi più difficili quattro. Noi vi diciamo che però abbiamo visto benissimo che nel nostro ambito tutti ci hanno uno o due. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende, anche assumendo persone con garanzia giovani, se le assumono a tempo indeterminato qualcosa prendono, però capiamo che non è lo strumento. A tempo determinato possono avere 1.500 euro, 2.000 euro di sgravio, che quindi non è una cifra per cui un lavoratore diventa chissà quanto appetibile. È logico che se io ditta ho avuto quel ragazzo magari per 6 mesi, ho visto che quel ragazzo è bravo, che ci voglio investire, che è una persona, riesco ad avere, lo assumerei e riesco ad avere anche 1.500-2.000 euro di bonus iniziale, e aiuta, però non è sicuramente l'incentivo che gli farà entrare alla grande dentro un'azienda. Questo è il bonus assunzionale. Invece un altro servizio che c'è all'interno di Garanzia Giovani e sul quale vi dico di fare molta attenzione, perché partirà la grande nei prossimi mesi, è quello del servizio civile. Il servizio civile prevede 433 euro al mese, però non più per 6 mesi, ma per un anno, all'interno di enti pubblici che devono aver presentato i particolari progetti. Adesso a breve partirà il progetto per quello che riguarda le biblioteche e l'ambiente. Quindi in questa zona sicuramente ci sono i posti del parco del Simone Simoncello. Adesso i comuni non potevano fare tutti la richiesta, ci sono determinati comuni, però è una cosa per cui, no, può essere, cioè, già si entra all'interno di un contesto lavorativo, perché anche se è pubblico, naturalmente ragazzi scusatemi, non vi illudete che dopo questo anno il pubblico vi assume nella maniera più assoluta, però avete un anno di tempo per poter capire che cos'è un ambiente di lavoro, avere anche dei contatti, perché poi naturalmente non è che verrà inserito nel progetto ambiente uno che cosa ne so, che ha fatto lettere, no? Nel progetto ambiente ci andranno persone che hanno un percorso di studi che li qualifica in quella maniera. Per contro, nel progetto cultura, quindi legato alle biblioteche, non verranno inserite delle persone che hanno una formazione umanistica, no? Però questo, quando usciranno i bandi, leggetelo, imparate anche a leggere i bandi, ragazzi. Noi ci rendiamo conto di una cosa, per quello che riguarda la ricerca del lavoro, veramente abbiamo dei giovani analfabeti, che non sanno leggere un bando, che non sanno cercare il nome di un'azienda, che non sanno attivarsi. Noi li vogliamo e li possiamo aiutare. La cosa che un po' a noi ci dispiace è che molte volte arrivano dei ragazzi davanti a noi e dicono:
No, tu mi devi trovare l'azienda. Perché sennò te di cosa ci stai a fare? No? Dopo da me prendono degli sciampi che non mi dico niente, no? No, ecco, no, 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 no. Però per dirvi che cioè, aiutateli che qualcuno vi aiuta. Nessuno vi troverà la soluzione. Ok? Questo ricordatevelo per tutte le cose della vostra vita, perché veramente è così che succede. Perché noi ne abbiamo, io questi giorni ho avuto proprio la prova dei ragazzi, quelli svegli, che sanno attivarsi, che arrivano, gli spieghi le cose, che dopo una settimana ti arrivano nell'ufficio e dicono: io sono stato qui, 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 ho fatto quello che mi hai detto te, ho fatto quelli qua, ho fatto io. Quelli nel giro di 15 giorni c'hanno l'azienda e ci avevano il tirocinio fatto. Ok? E vi garantisco anche persone che qualcuno dice sì, ma magari conosceva quello, conosceva quell'altro, per carità, le conoscenze fanno sempre comodo, ti danno sempre una manina, però non è che lavora solo chi conosce, ricordatevi questo, perché se no uno la mattina manco che esce di casa, no? Allora, detto il servizio civile, altra azione che partirà nei prossimi mesi, secondo me molto importante, qui chiamo in gioco anche i sindaci. L'altra azione molto importante è quella che riguarderà il sostegno all'autoimprenditorialità. Allora, purtroppo noi abbiamo delle zone, e soprattutto nelle nostre zone interne, in cui, mentre negli anni 60, 70, ci sono state persone che hanno avuto il coraggio di fare impresa, magari trasformandosi anche dall'essere degli operai, hanno imparato prima bene a fare gli operai e poi hanno cominciato come terzisti a mettere su delle attività, e per questo che è venuto a crearsi, penso che siamo nel comune, no, che ci dimostra questo, no? ha cominciato a formarsi un tessuto imprenditoriale importante, no? Oggi lo spirito imprenditoriale non appartiene più ai nostri giovani. E noi su questo ci dobbiamo lavorare tutti, noi operatori e gli amministratori, perché se non ritorna quel tessuto imprenditoriale, purtroppo, veramente, il lavoro non ci sarà più, perché se non c'è chi ha bisogno di lavoratori, i lavoratori dall'altra parte non troveranno una risposta. Allora, io adesso non so in che maniera verrà organizzato il discorso del sostegno all'autoimprenditoria, però parlandone anche noi operatori con il dottor Raia, è un'azione su cui noi investiamo molto, cioè ci aspettiamo, cioè magari poi dopo come tutte le volte prima una grande illusione, però speriamo di no, vogliamo essere ottimisti, perché pensare di riuscire a supportare ragazzi, e ci sono state, Anita poi lo sa, diverse richieste anche da questo territorio, di ragazzi che volevano mettere su piccole cooperative, cioè fare l'imprenditore non vuol dire fare agnelli, per capirci, no? Fare l'imprenditore vuol dire anche essere imprenditore di se stessi, quindi può voler dire, no? Io l'altro giorno parlavo a Urbino non c'è un calzolaio, buttano via le scarpe perché non c'è un calzolaio. Allora, cominciamo a ripensarci, no? C'è stata l'era in cui tutti volevano fare i commercialisti, gli avvocati, i dottori, gli ingegneri, no? Oggi bisogna che lo sguardo viene posto anche da altre parti, in cui c'è impresa, in cui c'è lavoro, in cui ci può essere anche soddisfazione, no? Ecco, e noi ci speriamo che questa azione qua possa supportare quei ragazzi che possono avere delle idee da portare avanti. Poi, altra cosa, i tirocini all'estero, anche su questo al momento noi la vediamo messa nei fogli che ci arrivano, però come verranno organizzati non sappiamo, però se qualcuno di voi è interessato a muoversi verso l'estero, e vi garantisco che non è che un'idea sbagliata, però magari non per andare a raccogliere le mele, no? Ma anche i ragazzi laureati o diplomati che vogliono diciamo formarsi e qui magari non trovano la possibilità di sbocco, cioè pensare di trascorrere un anno in un paese all'estero, sicuramente, io vi dico questo, quando le aziende magari ci fanno le richieste, no? Vediamo che i curricula delle persone che hanno fatto esperienza all'estero e che quindi conoscono una lingua avendo fatto questa esperienza,
Da noi rimangono in circolo poco, perché le aziende, per la maggior parte dei casi, cioè, sicuramente li chiamano a colloquio, se poi le persone valgono, le prendono. Poi l'ultima azione, ecco, è la mobilità professionale all'interno del territorio nazionale e dei paesi dell'Unione Europea. Quindi la possibilità di avere dei voucher, no, per fare queste esperienze sia nel territorio nazionale che nel territorio internazionale. Però su queste azioni specifiche ad oggi noi non vi possiamo dire niente, perché dei bandi aperti con le regole precise non ci sono. Però voi oggi sapete che queste cose ci saranno, quindi vi invito ad andare nei nostri uffici, magari adesso non vi dico quando, può essere febbraio, no? Per sapere se qualcosa si è mosso in merito a questo. Ecco, a questo punto io ho parlato tanto, come faccio sempre, e vorrei sapere anche se qualcuno di voi, a fronte di quello che io vi ho detto in certi passaggi, anche in maniera provocatoria, ha qualcosa da chiederci. Grazie. Grazie Romina. Prima che mi scordo, ringraziamo anche Artiradio Montefeltro, una web... Montefeltro TV, così si trovano per il video. Fare informazione del territorio, quindi insomma siamo contenti, ci fa piacere che siano venuti anche oggi, così il video poi potrà essere anche per chi non è venuto. Scusa, ho avuto una, giustamente la Mariella che mi parla da me, no? Perché io sono più chiacchierona, ma è più. Mi mancava una, contavo con le dita, no? Manca praticamente un'azione importantissima che non vi ho detto, che è quella della formazione. Vale a dire che chi aderisce a Garanzia Giovani avrà anche la possibilità di fare dei corsi di formazione che possono essere anche di specializzazione, poi dopo come verranno organizzati, se ci sarà il corso di inglese o se ci sarà il corso di marketing internazionale, adesso ho preso due cose, dovremo valutarlo, già si stanno ipotizzando comunque dei corsi da fare, però è sempre quello, quando voi andate al gioco, vi iscrivete a Garanzia Giovani, fate il colloquio con l'operatore, da lì vengono fuori quelle che sono le vostre necessità, ed è sulle necessità degli utenti che si andranno ad organizzare questi corsi, che tra l'altro verranno fatti dal centro per l'impiego, quindi dal pubblico, ma in modo particolare la formazione verrà fatto anche da privati, vale a dire da associazioni di categoria o altri soggetti che si sono raggruppati in un ATI e che quindi daranno questi servizi. Quindi io penso veramente che anche per quello che riguarda la formazione ciascuno riuscirà a trovare quello che gli serve, e da quello che noi vediamo per come ci si sta muovendo, penso anche che non dovremmo andare a Pesaro a fare i corsi, cioè si cercherà di organizzare dei corsi anche nel territorio, poi è logico, magari può essere Macerata, può essere Lugano, può essere Cagli per l'altra parte, può essere Urbania per l'altra valle del metà, cioè, però sicuramente anche l'entroterra ci avrà la possibilità di avere questa offerta formativa. E ricordatevi, la formazione, ragazzi, è importante, si parla sempre di lifelong learning, la formazione durante tutto il corso della vita, e questa è una cosa su cui vi dovete focalizzare e basare. Molte volte mi sento dire allo sportello, ma te sei matta, io ho studiato fino adesso arrivo a scuola un'altra volta. Ecco, questa frase qua non può uscire dalla bocca di chi non ha lavoro e lo sta cercando in maniera seria. Adesso, qualcos'altro? Ecco. Bene, se ci sono domande, chiarimenti, curiosità. Adesso questa. Oh, aspetta, Danilo, vai. Danilo Zaccara di Lugano. Cittadino di Lugano. Cittadino di Lugano. Mi hai parlato prima di legge 68, che Mariella, perché è una cosa di cui si occupa. Mariella, non è restia a parlare. Mariella, vai. Allora, la legge 68 è la legge che dà la possibilità alle persone disabili che hanno una percentuale di invalidità superiore al 46% di iscriversi al collocamento obbligatorio. Okay?
ne parlo io perché io fino all'anno scorso mi occupavo della legge 68 e mi occupavo di inserimento lavorativo dei disabili. E quindi chi ha una disabilità viene accetto per l'impiego e oltre a iscriversi al collocamento ordinario si iscrive al collocamento obbligatorio e, che si occupa di trovare l'incrocio con le aziende che in particolare hanno l'obbligo di assumere disabili, perché le aziende che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato hanno obbligo di assumere disabili, da 15 a 36 dipendenti hanno un disabile, da 36 a 50 dipendenti 2 disabili, sopra 50 dipendenti 7% di disabili ordinatori. Con Galletti in passato si è avuto buoni rapporti perché nel territorio c'erano parecchie aziende che avevano questo obbligo, un po' la crisi, un po' il fatto che la legge del 99, quindi grazie a Dio quasi tutte le aziende del territorio si sono attivate ad assumere disabili e in questo momento non c'è un mercato particolarmente fiorente, no? Per assunzioni. Però collegandomi a questo discorso con Garanzia Giovani, ad esempio le aziende che non sono ottemperanti con la legge 68 non possono ospitare i tirocini di Garanzia Giovani. E quindi ad esempio le aziende che hanno ospitato fino ad oggi tirocini, se non erano prima a posto con la legge 68, si sono dovute mettere in regola. Allora, dico gli orari, ma c'è la tappetta di apertura, anche se per problemi interni probabilmente nel mese di dicembre ci saranno degli orari ridotti. Comunque il centro dell'impiego Macerata Feltria è aperto il martedì e il giovedì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 3 alle 5, il venerdì dalle 8 e mezza a mezzogiorno. E per scrupolo chi è ancora un iscritto che si deve presentare nel mese di dicembre dia un colpo di telefono prima al 74 150 perché rischiate di venire che magari trovate chiusi perché ci sono degli orari ridotti. Da gennaio dovrebbe tornare tutto normale. Okay? Bene, altre domande? Tutte le aziende possono richiedere, cioè cosa c'è un'iscrizione per l'azienda oppure. Allora, le aziende non c'è un'iscrizione per l'azienda, per le aziende non si devono iscrivere perché gli utenti principali di questo programma sono i giovani. Quindi le aziende devono dare la propria disponibilità. Se quindi un'azienda ha disponibilità, ad esempio ad ospitare qualcuno in amministrazione o qualcuno in produzione, contatta i nostri uffici e dice guardate, io sono un'azienda per dettagli, opero su un anno, se c'è una figura di questo tipo qua, io sono disposta ad ospitarla. Quindi ecco, dà la propria disponibilità e poi dopo noi cerchiamo la persona da poter rimandare. Naturalmente la persona che per poter aderire a Garanzia Giovani non deve né lavorare né essere iscritta all'università a un corso di o a un corso di formazione, cioè deve essere una persona che ha bisogno, che non c'ha già quello che gli può dare il programma, ecco. E per quanto riguarda l'orario di lavoro, come funziona? L'orario di lavoro, allora, per il tirocinio, quindi l'orario di attività formativa, per usare i giusti, si va, l'indennità è sempre di 500 euro e si va da un minimo di ore di 25 a un massimo di 35. Il minimo è imposto dal programma, il massimo è imposto dal centro per l'impiego di Urbino, perché noi più di 35 ore per i tirocini non li facciamo fare, perché sennò veramente sarebbe proprio un sostituire i turni del lavoro, quindi pensiamo che 35 ore di formazione alla settimana va più che bene, sia per l'azienda che deve ospitare e organizzare il lavoro per il ragazzo che per quello che deve fare il ragazzo. Volevo più che fare una domanda a Romina, la prima accennare il discorso della mail che è arrivata dalla regione, sì, rispetto al discorso dei tirocini, no, perché sento la platea fa richieste rispetto alle aziende che devono fare o quant'altro, che devono avere, noi abbiamo attivati dei tirocini, stiamo ancora attivando dei tirocini e attiveremo dei tirocini. Io ad esempio ho
ipotizzato le date di partenza anche del 22 dicembre. Ma noi adesso, siccome abbiamo avuto tantissime richieste di tirocini, l'azienda ci ha imposto di chiedere un'autorizzazione preventiva prima di attivare i tirocini, quindi non la regione, scusate. Quindi noi tutte le mattine mandiamo in regione un'autorizzazione preventiva per gli incroci che abbiamo già fatto. Quando la regione ci darà l'ok, attiveremo i tirocini. E, diceva Romina che è arrivata una mail della regione dove ha indicato che i fondi stanno finendo, quindi probabilmente dalla prossima settimana non sarà più possibile attivare nuovi tirocini. E questo lo diciamo perché Garanzia Giovani prevede diverse azioni, non concentriamoci solo sui tirocini, perché è probabile che la possibilità del tirocinio non ci sia più e quindi ragionate anche su altre possibilità, come diceva Romina, il servizio civile, l'autoimprenditorialità, la formazione e quant'altro. È anche vero che già abbiamo avuto noi una notte insonne perché questa notizia che erano finiti i fondi c'era già arrivata 15 giorni fa, poi dopo è stata smentita. Allora, noi oggi ve la diciamo perché se no veniamo qua, mandiamo una cosa, poi magari ci metti in ufficio da noi lunedì e diciamo, ah ma non si possono più fare i tirocini, no? Però voi ugualmente venite, no? Perché potrebbero aver trovato altri fondi come hanno fatto l'altra volta, no? Potrebbe anche riaprirsi, cioè non sappiamo nemmeno noi cosa dire, cioè ve lo diciamo come informazione perché ci piace essere chiari, ma è difficile essere chiari quando sei nella nebbia, ecco, però oggi è arrivata questa mail in cui sembra che per la provincia di Pesaro-Urbino, siccome abbiamo attivato troppi tirocini e quindi ci siamo impossessati di tutti i fondi della regione, ci hanno stoppato. Adesso i politici avranno il compito di vedere se questa cosa ha un fondamento. Vabbè, dai, c'è la campagna elettorale, no? Qualche speranza c'è. Come? C'è la campagna elettorale tra un po', può darsi tra un mese si riapre. Comunque, adesso qui parliamo di cifre grosse, perché ad oggi sono stati immessi dai primi di settembre praticamente sui 10 milioni di euro per i tirocini nella regione Marche, perché prima erano 7 milioni in prima battuta e poi sono stati aggiunti 3 milioni di euro 15 giorni fa, quindi questo porterebbe a fare anche altre riflessioni a chi decide. Chiamate ciò che non avviene più perché la regione ce l'ha cambiata? Sì, praticamente voi vedete la tua adesione, cioè io vi ho detto quello che è la procedura, no? Standard da fare. Adesso qui chiamate da parte del CIOF entro due mesi dalla data di adesione per colloquio di accoglienza e informazione. Ecco, questa cosa qui non succede, non avviene più. Avviene quello che vi ho detto io prima in maniera pratica. No, se ci dovessero essere i tirocini, no? Magari un ragazzo di Lunano viene chiamato a Pesaro, può rinunciare oppure deve per forza. No, signora, qui non ti chiama nessuno, ti chiama qui il ragazzo. È il ragazzo che deve trovare la deve trovare l'azienda. Cioè, ok. Cioè, però se noi abbiamo cercato di. Li abbiamo cercate anche noi le aziende, però è un match, è un incrocio che avviene per consenso di entrambi, cioè non è che come le persone che sono in mobilità io ti chiamo e tu devi venire perché sennò ti togli i soldi, ecco. Tra l'altro noi come Centro Olimpico di Urbino non ci arriviamo a peso, quindi anche se l'incrocio lo facessimo noi, non mandiamo un ragazzo di un anno a lavorare il comune più lontano da Peso, il nostro è Monte Carlo. Cerchiamo di rispettare la territorialità, quindi mandiamo qui in zona i ragazzi a lavorare nelle aziende territoriali e i ragazzi di Urbino e cerchiamo di mandarli a Monte Carlo. Poi per carità, riguardo al discorso di competenze, può capitare che abbiamo un profilo di un anno che può andare bene con un'azienda di Monte Carlo, però come diceva Romina, sempre un'accettazione ad ambo le parti, ok? Volevo dire un'altra cosa rispetto ai requisiti che devono avere i ragazzi, 15-29 anni, non devono essere iscritti a corsi di formazione, università, scuola o quant'altro, e quindi disoccupati e inoccupati,
Per disoccupati si intende privo di lavoro oggi, per quanto riguarda il discorso del tirocinio, perché un ragazzo che lavora anche in modo precario in azienda, quindi anche con contratta chiamata, quindi già percepisce un'indennità, l'INPS, siccome i ragazzi prenderebbero il rimborso di tirocinio da parte dell'INPS, non rimborserà mai i 500 euro mensili se già hanno un altro compenso. E stessa cosa vale per i ragazzi che stanno percependo l'ASPI o la mini ASPI. Quindi lo dico perché so che qualche ragazzo che è qui che sta prendendo la disoccupazione, e se fa un tirocinio non prenderà le 500 euro previste dall'INPS. Quindi eventualmente, se è disposto a fare il tirocinio, lo farà gratuitamente. Questo per quanto riguarda il tirocinio. Invece da altre misure, come ad esempio i corsi, non preclude la possibilità di aderire ad altre misure. Altre domande? Io sì, ma ci si può iscrivere soltanto nel momento in cui mi vengo ad iscrivere al job? Mi devo iscrivere soltanto, magari dico io voglio fare il tirocinio, posso anche dire io voglio fare sia il corso ma anche il tirocinio? Tu quando vieni o lo fai con il click? Quando vieni, okay. O lo fai con click o lo fai con noi tramite il centro per l'impiego, sì. Dai adesione a Garanzia Giovani. Aderire a Garanzia Giovani, ancora siamo in una fase generica, generale, okay? Poi quando si fa l'attivazione, allora si vanno a scegliere le misure per cui tu dai la disponibilità, ok? Quindi quando aderisci a tutto il programma. Poi è chiaro che in un secondo colloquio, in un secondo momento, con l'operatore si va a stabilire quali sono le misure per cui sei interessata. E quando date l'adesione eventualmente tramite il click e quindi tramite online, è possibile darlo per più regioni. Se lo date da noi al centro per l'impiego, date l'adesione alla regione Marche. Se invece voi siete interessati a aderire per altre regioni, lo dovete fare online e quando scegliete la regione, scegliete altre regioni. A quel punto vi arriverà una mail del Ministero probabilmente che vi indicherà quali sono i centri per l'impiego della regione che avete scelto, dove voi vi dovrete rivolgere. Una cosa, sei autocertificato al centro per l'impiego? No. Ecco, allora questa è la prima cosa che dovete fare tutti. Ok? Quanti di voi? Perché è da lì che si parte. Nessuno è autocertificato? No. Nessuno? Sì. Una? No, buon trend, perché vi garantisco che in sale dove siamo stati con 50-60 persone c'erano 4-5 persone che erano autocertificate. Ricordate, per dire che sono disoccupato devo dirlo al centro per l'impiego. E poi una volta che entrate lì dentro non dovete dire solo questo, ma speriamo di potervi dare qualcosa anche voi. Noi non cerchiamo clienti, perché ce ne avete manca troppi. Io scusa, volevo un attimo informarvi per l'esperienza che ho fatto con le mie figlie, che si sono... C'erano in una ossa, Come? C'erano in una ossa. La Roberta, sì. Però quello che abbiamo incontrato, io le ho accompagnate perché loro ancora non guidano e quando ci presentavamo, loro hanno una qualifica di estetiste, quindi i negozi, le estetiste, ci presentavamo con tutto il mallocco, no? Non sanno neanche cos'è, la maggior parte, e pensano di essere vincolati e noi giù a spiegare tutto, molti non vogliono neanche perdere quei 5 minuti per ascoltare che cos'è Garanzia Giovani e l'opportunità che dai ai ragazzi. E allora come si potrebbe fare per far conoscere Garanzia Giovani alle varie imprese o ai negozi o insomma dove si presentano i ragazzi che hanno aderito? Noi abbiamo fatto, prima la signora io ho risposto dicendo che gli utenti di Garanzia Giovani sono i ragazzi, no? Però noi abbiamo fatto anche un volantino per le imprese, per informarle. Però purtroppo sapete, questo è un fatto culturale, che andare a scalfire è difficile. E allora voi capite che ci sono delle aziende con cui noi abbiamo come ufficio, no? Un rapporto
più giornaliero, che conosco il nostro operato, che sanno che magari se diciamo una cosa in quella maniera lì, e naturalmente quelle aziende, cioè se noi chiamiamo al dottor Galletti e gli diciamo che c'è un'azione, lui penso che sa che siamo seri da quel punto di vista, cioè che quello che gli mandiamo, quindi noi alle aziende che sono imbarcate da noi, l'informativa su questo glielo abbiamo dato. Poi è logico che nel settore delle estetiste, che sono piccole imprese, no? È più difficile arrivarci. Dopo io qui non... Certe volte diciamo che anche da parte di chi dovrebbe supportare queste piccole attività, perché magari se ne occupa da un punto di vista commerciale, certe volte magari c'è un modo di operare un po' diverso, no? Non voglio andare nella polemica, non voglio andare nella... Allora, il discorso è questo, in un settore come quello estetico averci una ragazza dentro vuol dire veramente, non gli puoi far rispondere al telefono, cioè gli devi far fare delle cose, quindi è un impegno che ci deve mettere l'azienda e questo dimostra quello che dicevo prima io, che non è uno sfruttamento in tutti i casi, nei casi di mettere su la pasta negli scaffali è sfruttamento, se si fa solo quello, no? Nel caso invece ecco, di lavori come quello dell'estetista è un investimento che fa anche l'estetista che si mette a disposizione. Bene, se non ci sono altre domande, poi adesso magari quando chiudiamo se c'è anche qualche domanda a quattro occhi, comunque siamo qua. Io chiuderei qua, nel senso ringrazio insomma lo staff del job che in qualche modo hanno informazioni molto utili, Massimo Galletti anche per l'esperienza sul campo delle imprese, quindi grazie anche per l'improvvisata, poi ti ho prelevato al ferro dopo qualche secondo dell'età del porto. No, è lo stato in forma. Insomma, come sindaci ringraziamo, credo che sia stata molto, molto utile. Trovate online, passate parola al video, quindi per chiunque ha informazioni può trovare il video online, questo sia importante. Montefeltrotv.blogspot.it, se non ve lo ricordate, Montefeltro TV su Google è arrivato. Montefeltro TV su Google è arrivato direttamente. Grazie a tutti, mi raccomando, insomma, non deve essere il fatto di accettare le sfide, poi magari timorisce all'inizio, no? Perché uno si butta giù e dice io non sono inglese, invece deve essere il punto di partenza, no? Essere stimolati e capire che quella è la strada, bisogna lavorarci, con impegno e sacrificio però si può arrivare, insomma. Quindi in bocca al lupo a tutti e grazie.